Vaffanculo. Vaffanculo. Perché mi rifiuti, non essendoci mai. È un testo che è quasi una poesia, nel senso che comunque non è indicato un personaggio, no? Nei monologhi classici è indicato un personaggio tale con un nome X che parla e esprime, no? Quindi si dice l'età, piuttosto. Questa è psicosi, è un flusso veramente di pensiero. Infatti ci sono delle versioni assolutamente, cioè, bellissime, tipo Ostermayer l'ha fatto con quattro, mi sembra, 5 persone, no? Quindi è veramente, dà una grande libertà, uno se la può sempre prendere, ma questo la dà proprio a priori, no? Veramente non senti nulla? Non senti nulla? Ognuno deve capire che cosa ha di fronte e che tipo, questo è un flusso di pensiero, quindi abbiamo proprio lavorato insieme, in maniera, cioè qualsiasi cosa è venuta durante le prove, che non sono state lunghe, è stato un mese, no? Però noi non siamo partiti dicendo vogliamo fare, non so, le pareti bianche e poi la terra. La terra, per esempio, è arrivata dopo la seconda replica, per dire che è un elemento fondamentale, no? Ci abbiamo lasciato, che poi anche il mio metodo, e mi piace perché poi dopo questo anch'io, per me è stato proprio un giro di boa pazzesco, dopo questo io ho fatto poi un'altra regia anch'io, cioè è stato il fatto di aspettare. Cioè di non avere fretta di avere delle idee. Questa è stata forse la cosa che ci ha insegnato a tutte e due, a me e a Valentina. Lei era la prima regia e io era la prima cosa che facevo un po' fuori dal circuito ufficiale, no? Perché ho fatto la scuola del piccolo, e ho sempre fatto spettacoli strutturati di un certo tipo. Questo è stato il mio primo spettacolo off ed è stata una grande libertà che ci siamo concessi, lei di produrlo e di fare la regia. Io di accettare, io per fare questo ho lasciato Le Signorine di Vilco, uno spettacolo di Alvis Hermanis con Interomagna Teatro, che ho fatto il giro d'Europa tipo gli U2. Cioè, nel senso, è stato un momento in cui non avevo più voglia di fare queste cose qua. Non belle o brutte, sbagliate o giuste, di fare un certo tipo. Avevo bisogno per poi magari riprendere in un altro momento, no? E quindi un atto di libertà. Sertralina 50 mg. Peggioramento delle insonnie, ansia grave, anoressia, aumento di pensieri, intenzioni e progetti di suicidio. Rappresentare un testo di una persona che dopo averlo scritto effettivamente ha commesso questo omicidio, cioè, ti deve far, come dire, mettere proprio te da una parte, no? Cioè, ti deve. E ti insegna in realtà a stare in scena, io. Ho imparato tantissimo come essere umano e come attrice, perché sono due cose così legate, no? Non è che possono essere. Cioè, ci sono attori bravi. Io ho sempre avuto fastidio cioè, ho sempre capito. Ho sempre sperato che le persone venissero da me in camerina dicendomi più grazie che brava, no? Brava è una cosa noiosissima. Quando dico un attore. Quindi a me fa piacere, a volte vedi degli attori. Non così bravi, però proprio senti che c'è un'onestà. Questo è un testo che va affrontato con onestà, ci ti costringe, se no te ne devi andare. Ed esco a volte alle 6 del mattino e inizio a cercarti. Magari ho sognato di una strada, un bar, una stazione. E vado lì e ti aspetto. È un femminile molto forte, cioè non è tanto sulla follia quanto molti collegano Sarah Kane alla depressione. E di questo sono felice perché tanti, non che sono felice di questo, sono felice che tante persone poi vengono dopo e mi dicono, ma in realtà cioè è la prima volta che mi rendo conto che queste parole, perché sai, le parole sono molto pesanti di questo testo, no? Però sono pesanti, ma non sono depressive in realtà, sono forti, che è diverso. Ho sognato che andavo da un dottore e mi dava 8 minuti e mezzo di vita. E io
Ero stata in quella merda di cazzo. Noi, come ti dico in note di regia, parliamo della mancanza un po' d'amore, no? Cioè di questa, dice, questo bisogno vitale per cui morirei. E anche questa è una... è forte, è molto... Uno dice muoio per qualcuno che non se ne è accorto proprio. Ferma questa guerra! È una coperta di fiaccole! Non ho niente da dire! Sento le gambe vuote, è il ritmo della follia. Io ho cassato gli ebrei, ho ucciso i curdi, ho bombardato gli arabi, mi sono scopata dei bambini piccoli e mentre imploravano pietà. Tutti hanno abbandonato la festa per colpa mia. Ti succhierò via negli occhi di merda che hai di mondorino. Scatola tua madre e mi rincarnerò. Lei era veramente una scrittrice molto colta. Cioè, infatti fa ridere perché molto spesso il fatto che ci siano delle parolacce, allora viene da una trasgressiva. In realtà è una scrittrice, cioè, ci sono una marea di riferimenti all'Apocalisse di Giovanni, a Shakespeare, cioè proprio il fatto che dica ogni tanto affanculo, cioè non è che sia una prova che lei non è, era forse, non dico una delle ultime, però insomma veramente una letterata proprio, cioè una studiosa lei. Dopo passeranno, non vi preoccupate, prima che siate ridotti in pezzi, tutto passerà. Se c'è rovina, e ci sarà rovina, i nomi dei colpevoli saranno gridati dall'alto dei tetti. A marzo la faccio in inglese, Ok. Al Teatro Belli a Roma, vicino a Trend, che è un festival di drammaturgia. Faccio questo salto nel vuoto. Aprite le tende. Questo per me con Sara Kane è stato un incontro umano proprio, infatti io finisco sempre lo spettacolo con un dispiacere pazzesco per questo essere umano, secondo me straordinario che doveva essere. Io ho sempre cavalcato libera. No, sì. Premere, spremere, lanciare, lanciare. Premere, spremere, lanciare. Niente per sempre. Change, that is real. Make a change, we can feel.